giorno è? Rieccoci in studio, ben ritrovati all'ascolto da Massimo Giraldi. Da Francesca Romana Ceci, 11:05:37. Apriamo un altro capitolo. Viene presentata tra pochissimi minuti una indagine molto interessante della Svimez sui costi sociali e sanitari della sedentarietà, un rapporto che focalizza l'attenzione quindi anche sulle differenze tra nord e sud. E noi diamo subito il buongiorno a Luca Bianchi, direttore della Svimez, che è l'Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno. Buongiorno Bianchi. Buongiorno. Buongiorno direttore, che dati emergono da questo lavoro? Emerge un ulteriore divario, cioè meno scontato, che è quello nella pratica sportiva, cioè i meridionali complessivamente svolgono meno attività sportiva e questo ha un impatto significativo anche sulla salute. Io parto in particolare, abbiamo fatto un approfondimento sui giovani, insomma. Nel mezzogiorno un bambino su tre è in sovrappeso contro uno su cinque nel centro-nord e questo dipende prevalentemente dalla minore, diciamo, frequenza di attività sportiva e questo dipende anche ovviamente dalla minore offerta di strutture sportive sia all'interno delle strutture scolastiche sia, diciamo, nel mondo delle associazioni sportive, che poi è la WISP che con noi ha realizzato la ricerca. Indagine Svimez, WISP, tra l'altro tra poco ci collegheremo anche con la WISP della Basilicata proprio per andare a indagare le condizioni al sud. E tutto questo ha anche un costo sanitario, un costo proprio economico. Esattamente, perché poi economia e società sono strettamente collegate. Questo emerge anche da questa ricerca, perché il minore, diciamo, investimento in infrastrutture scolastiche, determinando maggiore sedentarietà, che a sua volta ha effetti sulla salute, poi di fatto fa aumentare anche il costo sia pubblico sia privato per la spesa sanitaria, perché appunto io citavo prima la quota di bambini sovrappeso o la quota di anche sul tema dei bambini con diabete impatta la minore, diciamo, la maggiore sedentarietà. Noi abbiamo stimato che appunto svolgere attività sportiva riduce di circa 100 euro la spesa sanitaria, o dall'altra parte non farla aumenta la spesa sanitaria di oltre 100 euro. Questo moltiplicato per i tanti ragazzi e tanti, diciamo, giovani che non svolgono attività sportiva ha un impatto anche sul welfare italiano, quindi l'investimento nello sport è anche un investimento conveniente da un certo punto di vista, oltre che migliorare le condizioni appunto di salute e, diciamo, anche di vivibilità, no, del cittadino. Leggo dal vostro studio che i soggetti che non praticano attività sportiva vedono crescere la propria spesa sanitaria di 52 euro, è tanto. È 52 euro, è tanto, in medio appunto arriva fino a 100 euro per alcune categorie, soprattutto di giovani. È tanto, e poi c'è un ulteriore aggravante, che molto spesso svolgere attività sportiva dipende anche dal proprio status occupazionale, nel senso che dove nei luoghi in cui il tasso di disoccupazione è più alta abbiamo una minore frequenza di attività sportiva, quindi in qualche maniera un circolo vizioso tra sviluppo, condizioni sociali e condizioni sanitarie che va spezzato. Invece noi riteniamo con investimenti aggiuntivi nelle aree più difficili, penso alle grandi periferie urbane, anche in impianti sportivi. Noi abbiamo esperienze internazionali molto interessanti, c'è quello dell'Islanda, per esempio l'Islanda con un grande impianto che è appunto Youth in Island ha combattuto la diffusione di soprattutto alcolismo tra i giovani islandesi attraverso un straordinario investimento sull'attività sportiva, addirittura finanziando le famiglie per svolgere attività sportiva e finanziando i comuni per costruire attività sportive. Questo ha contribuito a ridurre il tasso di alcolismo, perché appunto lo sport rappresenta un elemento di un investimento nella salute e nella salubrità del territorio. Ecco, quali suggerimenti, quali interventi voi proponete come Svimez, WISP per invertire questa tendenza, per cambiare questo in primo luogo, cioè adesso abbiamo di fronte l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
che abbiamo stimato circa 1 miliardo di euro, sono complessivamente gli interventi che possono essere attivati sullo sport, sia diciamo attraverso il Dipartimento dello Sport, sia attraverso il Ministero dell'Istruzione con gli investimenti sulle palestre, diciamo. Quindi questo è importante, quindi, diciamo, costruire impianti pubblici, perché soprattutto al sud c'è una difficoltà di impianti pubblici. Noi arriveremo anche un po' più avanti, anche in coerenza con quanto con ieri il Parlamento ha cominciato un iter diciamo parlamentare per definire lo sport, introdurre lo sport all'interno della Costituzione. Cioè anche l'attività sportiva dovrebbe diventare un livello essenziale delle prestazioni, cioè ogni bambino ha diritto a svolgere un tot di ore a settimana per attività sportiva, e quindi in qualche misura introdurre anche questo come un, diciamo, un livello essenziale. Secondo me questo potrebbe essere un salto culturale che riguarda tutto il paese, ma che avrebbe impatti maggiori nel Mezzogiorno. Grazie allora a Luca Bianchi, direttore dello Svimez, Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno. La lasciamo alla presentazione appunto di questi dati insieme alla UISP, questa indagine che è stata realizzata. Ascoltava questi risultati Maria Masocco, che è del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno, dottoressa Masocco. Buongiorno a voi. Buongiorno. E grazie. Grazie a lei. Grazie a lei, dottoressa. Abbiamo scoperto che noi, un po' in sovrappeso, senza entrare troppo nei particolari, siamo responsabili non solo della nostra salute, ma anche del sistema sanitario nazionale. Costiamo tanto. Caspita, che responsabilità. Sì, è una bella responsabilità, perché in realtà appunto diciamo le malattie croniche non trasmissibili, che la fanno da padrone ormai in termini di morbilità e mortalità in tutto l'Occidente, sono per lo più imputabili ad alcuni comportamenti e scelte individuali, come gli stili di vita appunto non salutari, il fumo, l'alcol, l'attività fisica o appunto l'eccesso ponderale e l'obesità, diciamo sono i principali fattori di rischio per queste patologie e hanno un'importanza nell'aumento dell'incidenza di queste patologie, che quindi poi pesano ovviamente sul carico della malattia, non solo per la presa in carico delle patologie, ma anche su tutto il sistema sanitario e sulla società in generale. Ovviamente in termini di malattia e anche in termini ovviamente anche di mortalità. Tuttavia queste non sono soltanto scelte individuali, no? I fattori di rischio comportamentali, come vogliamo chiamarli noi, non sono soltanto una scelta individuale, ma dipendono anche dal contesto ambientale. Ecco dunque che qualunque diciamo azione di promozione e di contrasto a queste abitudini deve essere comunque seguire un approccio più ampio e sicuramente anche multisettoriale, investendo tutti quei settori che a diverso titolo, quindi non soltanto il settore sanitario, ma anche l'industria, ma anche l'ambiente di lavoro, anche l'ambiente di vita, anche l'urbanizzazione, che possono favorire contestualmente sia diciamo una consapevolezza degli individui all'adozione di stili di vita più salutari, ma anche favorire appunto la possibilità di praticarli. Ecco, lei è la responsabile del progetto del sistema di sorveglianza Passi e Passi d'Argento, quindi monitorate la situazione a livello nazionale, regionale, locale, con le poi anche differenze che sottolineava Luca Bianchi tra nord e sud. Che cosa emerge da questo monitoraggio, da questa sorveglianza che fate continuamente? Queste sorveglianze, che sono dedicate in questo caso appunto alla, da una parte Passi alla popolazione adulta e Passi d'Argento alla popolazione oltre 65 anni, raccontano uno stesso gradiente che si vede tra i bambini, no? Quindi una sedentarietà che disegna un chiaro gradiente tra nord e sud, con il mezzogiorno più sfavorito. Quindi abbiamo delle quote di persone sedentarie, quindi che non raggiungono neanche minimamente i livelli che l'OMS raccomanda di esercizio fisico per avere benefici sulla salute, che se a livello nazionale si aggirano intorno al 30%, quindi una persona su tre è completamente sedentaria,
nel meridione arrivano anche a punte che sfiorano in alcune regioni anche il 50%. Quindi c'è davvero un grande gradiente, con una tendenza nel tempo a un aumento negli ultimi 15 anni, la quota di sedentari è aumentata di almeno 10 punti percentuali nel paese, in modo particolare ancora una volta nelle regioni del sud. Questo è vero dunque per i bambini, è vero per gli adulti, è vero anche per le persone più avanti con l'età, quindi effettivamente è un gradiente diciamo che ritroviamo in tutte le fasce di età. Noi salutiamo intanto Michele Di Gioia, presidente WISP Basilicata. Buongiorno, saremo subito da lei. L'ho interrotta, dottoressa. Buongiorno a voi. No. Volevo soltanto aggiungere, prego, che accanto a questo gradiente poi, quindi anche diciamo in conformità con quanto diceva il dottor Bianchi prima, c'è un gradiente anche sociale, quindi effettivamente la sedentarietà si annida tra le classi sociali tra le classi, diciamo, tra i gruppi di persone socialmente più svantaggiate per difficoltà economiche o per istruzione, per bassa istruzione. Ecco qui che quindi anche un approccio di promozione dell'attività fisica, dell'esercizio fisico, comunque di contrasto a tutti quanti gli stili di vita non salutari, deve tener conto di questo gradiente sociale, di queste disuguaglianze sociali che non fanno altro che inasprire poi anche disuguaglianze sociali nella salute e nell'accesso alla prevenzione. Certo. Ecco, ma per non essere sedentari che cosa dobbiamo fare? Beh, l'OMS raccomanda una cosa che sembrerebbe semplice in apparenza, quindi almeno 150 minuti di attività fisica moderata a settimana o 75 minuti di attività intensa, una combinazione di queste due. In sezioni che superino, non siamo al di sotto di 10 minuti sostanzialmente continuativi, e con delle sezioni che comunque diciamo siano anche orientate sia al potenziamento muscolare che all'elasticità. Per cui una attività moderata può anche essere una passeggiata a passo sostenuto, quindi parliamo di attività fisica, ma parliamo fondamentalmente in un'accezione più ampia di esercizio fisico, ciò che ci consente di fare movimento e di non stare seduti. Quindi anche qui si può contemplare tutto ciò che possiamo fare nella quotidianità, negli spostamenti, ad esempio tra casa lavoro, casa scuola. Sono diciamo molteplici le occasioni per poter mettere in moto il nostro organismo e raggiungere questi livelli minimi che l'OMS definisce come livelli diciamo in cui si cominciano a vedere dei benefici per la salute. Eccomi. Che sono ovviamente molteplici. Michele Di Gioia, sport per tutti, la WISP in Basilicata, al sud, dice l'indagine proprio di Svimez e WISP, sottolinea la dottoressa Masocco dell'Istituto Superiore di Sanità, c'è un diverso approccio, quasi la metà dei meridionali non pratica alcuno sport, carenza di strutture perché poi un circolo vizioso o stili di vita, perché? Purtroppo è una combinazione di fattori, riteniamo. La ricerca diciamo lo fa emergere abbastanza chiaramente. Credo che ci sia una difficoltà oggettiva legata a quella che è la carenza strutturale di impianti. Impianti intesi come impianti pubblici, atteso che insomma c'è una disparità tra quello che è l'utilizzo, la possibilità di utilizzo del centro nord di impianti pubblici e quella al sud. Ma soprattutto anche, come diceva anche prima la dottoressa, e sentivo anche prima l'intervento del direttore dello Svimez, è una questione anche legata effettivamente a una cultura dello sport e degli stili di vita. Quindi credo che sia necessario intervenire in maniera diciamo collaborativa. Cosa intendo? Intendiamo che dobbiamo sicuramente attivare a livello territoriale delle politiche che possano, politiche pubbliche che possano sviluppare accanto all'educazione, quindi una cultura sportiva diffusa, uno sport per tutti appunto, con il movimento alla base di quello che è una ricaduta positiva in termini sociali, a quella che è invece una politica pubblica di investimenti nell'impiantistica pubblica, che ripeto in questo momento segna effettivamente un divario netto tra le regioni del sud e quelle del centro-nord. Ecco, Michele Di Gioia, leggo dal vostro rapporto che solo 7 adulti obesi su 10 hanno ricevuto da un medico o altro operatore sanitario il consiglio di perdere peso. Ecco,
Ecco, questo appunto è il, come dire, l'investimento che va fatto proprio in alleanze strategiche e quindi in un'idea che la cultura del movimento sia intesa come cultura del benessere. È fondamentalmente necessaria che quindi si collabori e da questo punto di vista posso dire insomma, che è fondamentale che nei prossimi piani regionali della prevenzione, che sono da, saranno da poco diciamo, attivati nelle varie regioni, l'intersettorialità, quindi la collaborazione tra la parte diciamo medico-sanitaria e quella che riguarda appunto l'associazionismo anche sportivo di base e del terzo settore potrebbe favorire questo cambiamento radicale di cultura sportiva. Ripeto, siamo davanti di fronte a un'emergenza, i dati parlano chiaro, penso sia necessario intervenire. Lo strumento del PNRR da un lato e quello dei piani regionali della prevenzione possono diventare uno strumento oggi per invertire questa tendenza, ma è necessario agire subito con immediatezza e soprattutto mirare gli investimenti pubblici in un settore che è assolutamente strategico a questo punto per il benessere della popolazione. Ecco, Michele Di Gioia, lei ci parla dalla Basilicata, ci fa una fotografia di quello che è la situazione nella sua regione? Sì, la mia regione in sostanza riflette un po' quello che insomma il quadro un po' generale delle regioni del centro-sud, con un tasso di obesità tra gli adulti che è assolutamente maggiore di 3 punti percentuali rispetto a quello del centro-nord e con dei dati anche sconfortanti su quella che è la fascia di età, quella dei minori insomma. La Basilicata è il triste primato dei minori in sovrappeso, 2 su 5 sono in sovrappeso, la media diciamo delle regioni del sud è 1 su 3, mentre quella diciamo nazionale si attesta diciamo sul 20%, sotto del 20%, quindi insomma sono dei dati che fanno preoccupare. La sedentarietà tocca soglie oltre il 50% quando al centro nord andiamo sul intorno al 30% della popolazione, quindi ecco questi dati devono far riflettere seriamente le autorità politiche, pubbliche, per trovare degli strumenti adeguati. Ripeto, noi siamo disponibili in questo momento a creare le opportunità più opportune per tutti e soprattutto volevo far presente che accanto a una difficoltà di impiantistica pubblica possiamo anche far notare quanto anche le aree attrezzate all'aperto nel sud sono in maniera minore rispetto a quelle del centro nord, quindi questo crea come dire un cocktail assolutamente micidiale. Non è neanche più possibile poter fare attività all'aperto in maniera libera e questo chiaramente presuppone una crescita di questo divario tra regioni del sud e quelle del nord insomma. Dottoressa Masocco, ci scrive un ascoltatore e dice: non dipende solo dall'attività sportiva, dipende anche dall'alimentazione, ma avete mai visto quanti dolci ci sono nei supermercati, dolci con quintali di zucchero bianco? È lo zucchero bianco il principale fattore dell'insorgere del diabete, non sono solo i comportamenti. Che cosa dice dottor Samasoni? Assolutamente sono d'accordo ed è un po' l'approccio che negli ultimi anni anche il piano nazionale di guadagnare salute, ma anche l'attuale ora piano nazionale della prevenzione insiste molto sull'intersettorialità. Le scelte, come dicevo, non sono soltanto individuali, ma dipendono ovviamente anche dal contesto. Quindi lì dove mettiamo insieme politiche di promozione della salute in generale, dobbiamo coinvolgere anche l'industria alimentare, la scuola, le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali. L'amministrazione locale anche per le infrastrutture per esempio territoriali che possano favorire come diceva anche prima il collega possano favorire anche un esercizio fisico all'aperto e in questo negli ultimi anni diciamo il nostro paese ha investito molto nel cercare di promuovere il più possibile accordi di collaborazione tra settori, cioè la promozione della salute non si fa soltanto né convincendo gli individui singolarmente ad adottare buone abitudini, stili di vita, buone pratiche. Buone pratiche, ma si fa necessariamente un approccio multidisciplinare e multisettoriale e su questo i nostri piani programmatici diciamo hanno investito molto negli ultimi anni. Prego. No, quindi tra l'altro ricordiamo
E ricordiamo, dottoressa, che pochi giorni fa è stata pure la giornata proprio dell'obesità, la giornata il 4 marzo, la giornata mondiale dell'obesità, quindi con quei dati allarmanti che ci diceva lei, e anche con un'aspettativa di buona salute diversa proprio tra nord e sud. Sì, assolutamente sì. Il binomio attività fisica-obesità è noto ormai, è consolidato, quindi l'attività fisica, diciamo, se ha benefici sulla salute, ce li ha anche perché consente di mantenere un peso corporeo diciamo a livelli ottimali, quindi riduce il rischio di molte patologie cardiovascolari, perché riduce il rischio di diabete, di insulinoresistenza, di ipercolesterolemia, insomma tutti quei fattori di rischio che sono fattori di rischio importanti per le cardiopatie o per gli eventi cerebrovascolari. In più l'obesità anch'essa è associata, fortemente associata anche all'insorgenza di molti tumori, quindi è evidente che è un binomio che non può essere scisso, quindi attività fisica e corretta alimentazione per mantenere un peso corporeo diciamo ottimale. Michele Di Gioia, un'ultima considerazione, un minuto davvero per rispondere, perché tanta difficoltà a distribuire la cultura dello sport? Ma credo, ripeto, è una serie di fattori, quindi ripeterò e sarò probabilmente anche nella condizione di dire in questo momento che è necessario agire in maniera collaborativa, diceva bene la dottoressa, in questo momento oggettivamente davanti a un quadro che è assolutamente tragico, perché parliamo di cifre molto importanti da questo punto di vista, è necessario che tutti si assumano le responsabilità. Ripeto, i piani regionali della prevenzione, ma anche il PNRR, può dare un contributo notevole in questo momento, da un lato sulla formazione, sulla cultura di un'educazione al movimento, agli stili di vita, dall'altro facendo investimenti pubblici che sono necessari strategicamente per un benessere sociale e fisico della popolazione. Michele Di Gioia, presidente UISP Basilicata, grazie. Maria Masocco, grazie anche a lei, Istituto Superiore di Sanità, responsabile del progetto Passi d'Argento, per essere stato con noi.